Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, non so bene da dove iniziare, forse era meglio prepararsi una scaletta per questo video, però facciamo che ci comportiamo come se fossimo tipo in salotto a parlare insieme di tutte le cose che devo dirvi, un po' random. Quindi, prima cosa che mi passa per la testa, ho scritto un secondo libro, ho scritto il mio secondo romanzo, ve l'ho comunicato pochi giorni fa su Instagram. E giustamente mi viene in mente solamente ora che voi forse di YouTube già lo sapete, ma comunque dovete anche seguirmi su Instagram assolutamente, quindi sicuramente lo sapete. E vabbè, a parte gli scherzi, ho scritto questo secondo romanzo, ho pubblicato pochi giorni fa anche qua su YouTube un video per mia nonna, la seconda lettera per mia nonna, che almeno seconda perché è la seconda che vedete e sentite voi, però ne ho scritte anche altre, però la seconda lettera per mia nonna pubblicata, ecco. Le ho scritto questa lettera per dirle che appunto ho pubblicato un secondo libro e dicendo questa cosa le ho anche detto che mi mancava. Durante il tour di Ops mi è mancata davvero tanto mia nonna, mi manca tutti i giorni, ma nel tour di Ops soprattutto. E l'avrei tanto voluta al mio fianco. Quindi per rimediare per il tour di Non ti scordar di me, il mio secondo romanzo, Ce l'avrò vicina perché mi sono fatta un tatuaggio, il mio primo tatuaggio, e l'ho fatto per lei. E dopo 2 minuti di spiegazione e dal titolo del video avete capito sicuramente che questo video è il video del tatuaggio, in cui vi spiego il significato, perché penso che sia giusto che voi lo sappiate, e lo spiego anche a lei così, che sicuramente mi sta ascoltando. Quindi niente, iniziamo subito e vi do la spiegazione, perché innanzitutto, vabbè, vi metto la foto qua o qua, capisco bene dove, insomma, meglio. Ho fatto questo tatuaggio perché appunto mi sembra in questo modo di averla un po' più con me. Poi vabbè, io amo i tatuaggi, il primo volevo che fosse dedicato a lei. Ma soprattutto l'ho voluto fare perché mi sono sentita pronta e mi sembrava una cosa che potesse appunto aiutarmi a sentirla un po' più vicino a me. Bando alle ciance, iniziamo subito. E il significato del tatuaggio, diciamo che ha tanti significati, o comunque mi ricorda per tanti piccoli motivi lei, però ha quattro significati principali che ora vi andrò a spiegare. Innanzitutto la posizione è il fianco, il costato, diciamo, perché quando ti manca una persona dici che la vorresti al tuo fianco, e quindi io non posso averla al mio fianco, però in questo modo ce l'ho in qualche modo, ecco. E qui la sento vicina, l'ho fatto di qua perché è leggermente, insomma, vicino al cuore, e lei è sempre nel mio cuore, per sempre lo sarà, il mio cuore è suo e lei lo sa, quindi per sentirla un po' più vicina ho scelto di posizionare il tatuaggio qua. Io tremo, la mia voce trema quando parlo di lei, lo sapete, ci avete fatto l'abitudine, spero che non vi dia troppo fastidio, però parlarne comunque è una ferita ancora aperta. La sua morte, però, è una ferita che mai si cicatrizzerà, ecco, quindi tremerò sempre un po' quando parlerò di lei, però è una cosa anche bella da un certo punto di vista, carina, tenera. Quindi la rosa, perché io ve l'ho già spiegato, lei era un po' come una rosa, era una persona da prendere, che ti dava tanto, ma se solamente toccavi le persone a cui lei teneva, se facevi un torto a queste, lei ti massacrava, ti distruggeva, così come la rosa, devi saperla cogliere, e se tocchi una spina ti fa male, e lei era proprio così, viveva per gli altri, era praticamente forse la persona più altruista sulla faccia della terra, ecco, faceva più per gli altri che per se stessa, ma soprattutto faceva tanto per la sua famiglia, per i suoi nipoti, quindi per noi quattro, per le sue due figlie, tanto per suo marito, ed è per questo che ci manca così tanto, perché sentiamo la sua assenza, si sente tanto. E quindi è un po' come una rosa, anche perché era elegante, era fine, amava il rosso, andava sempre in giro con questo rossetto rosso bellissimo, le avevo promesso che avrei fatto un rossetto per lei, perché non riusciva mai a trovare un rossetto rosso che gli piacesse davvero. Quindi per Ops ha fatto anche il rossetto rosso, che forse ha messo in qualche modo, non lo so. E quindi la rosa è rossa fondamentalmente, e quindi la rosa per me è lei.
Dopodiché c'è una A nel gambo della rosa. La A sta di... La A è l'iniziale del nome di mia nonna, perché si chiamava Agnese. E quindi la A è appunto per ricordare il suo nome, ma è anche A di amore, perché mia nonna è stato il mio amore più grande insieme a mia mamma, perché mi ha fatto un po' da seconda mamma e stavo sempre con lei e era la persona più amorevole del mondo, era l'amore. Mia nonna era la donna dell'amore, amava tanto e era una romanticona come me, quindi ha anche di amore. Poi c'è Via, la scritta in basso, Via perché purtroppo appunto è venuta a mancare, quindi è andata via. E poi se collegate A e Via, Avia, viene fuori una parola latina. Avia in latino vuol dire nonna e lei amava il latino e in chiesa cantava il latino, leggeva il latino, era una lingua che l'affascinava tantissimo e tuttora è una lingua che affascina pure me, infatti faccio il liceo classico e chi lo sa, magari in qualche modo anche lei ha, diciamo, contribuito, comunque ha segnato il fatto che facessi questo liceo classico, perché mi diceva sempre che era una scuola molto molto bella, che lei avrebbe voluto fare, ma che poi appunto non ha fatto. E io che faccio il liceo classico posso dire che è una scuola, che è una scuola bellissima ed è la scuola che fa per me. E quindi Avia, in latino, significa nonna e è il tatuaggio per mia nonna, quindi è il tatuaggio per la mia Avia, che purtroppo si è andata via, però è sempre con me, è sempre con me nel mio cuore perché la amo tanto, è sempre con me perché ho raso ovunque, quindi in qualche modo è sempre con me. Questi tre sono i significati del tatuaggio più il significato del posto in cui l'ho fatto, appunto al quarto. E io faccio sempre tanta fatica ad esprimermi quando parlo di mia nonna. Sicuramente in questo video avrò sbagliato un po' a parlare, non avrò utilizzato, diciamo, queste grandi parole raffinate o comunque ricercate, però spero che il significato di questo video voi l'abbiate capito, spero che il significato del tatuaggio vi sia arrivato e poi vabbè, io lo amo, anche esteticamente mi piace tantissimo. Sono andata a Luca a farlo e vi lascio giù in descrizione il nome di Instagram del tatuatore e la sua pagina, perché è bravissimo e merita tanto, è un vero talento, quindi grazie Luca per questo capolavoro che hai fatto su di me. Detto questo, questo era il significato del mio tatuaggio. Vi metto qualche video adesso di me prima del tattoo, durante il tattoo, dopo il tattoo. Vabbè, dopo il tattoo è questo. E non l'ho fatto male, non l'ho fatto male. Anche se è una zona abbastanza delicata e sono tanto tanto felice di questo tatuaggio perché la sento vicino a me e questa cosa, uno era il mio obiettivo, due sono felice di averlo fatto perché mi piace e perché appunto la sento vicina. E poi è un piccolo regalo per lei, per la festa dei nonni, diciamo, e per l'uscita del mio secondo romanzo dal 29 ottobre in tutte le librerie d'Italia. E anche ovviamente online. Detto questo, vi aspetto il 2 novembre, alla Mondadori in Piazza Duomo per la prima tappa del mio in-store. Aspetto voi e aspetto lei. Un bacio grande, vi voglio bene. Ciao! Sto facendo il mio primo tatuaggio. Bene, io un po' emozionata. Giusto un po'. Bella. Allora, bene che poi è difficile. Ma bello, elegante, dai, bellissimo. La Adi? La Adi Agnese, che era il nome della mia mamma, che ho fatto tatuaggio per lei. Ma bello. È anche Adi Amore. Sì. Ha finito di guardartelo? Sto controllando. Ma bello. Anche quando sto un po' più schiacciata, bello. Più schiacciata? Cioè, stai subito, quando anche il braccio c'è, non so, magari sto così. Però anche quando sto giù è bello. Non ti fai le classiche foto così? Esatto. Alzi quel braccio lì o l'altro? No, questo. Bello. Sì? Bello. Proseguiamo? Cosa c'è? Proseguiamo. Tu ci sei? Così? Sì. Con il braccio, bravo.
inizi. Pensavi di non avere paura. Ma io penso sempre, Michele, se tipo io non so, per sbaglio ho uno scatto. Non ce li avrai. Non ce li avrò. No. Meglio per te che non ce li avrai. Cosa c'è? Mamma. Tutto bene tu? Mamma? Parla, tutto bene? Chiedi. La posso svenire? Che nel senso, una domanda se puoi farlo o se no, non è possibile. Potrebbe succedere. Qualcuno mi auguro che non sia più. Ma di solito svieni più per non per il dolore, ma per l'agitazione, per l'ansia. E di solito succede prima di iniziare. Quindi se non stai svenendo, in teoria, dovresti essere salvo. Anche perché dopo un po'. Il dolore ti si anestetizza. Davvero? Mm. Sono che speriamo, fa male quindi? Oh mio Dio! Ok, basta, Lisa. Se mi fa male quando cosa dico? Ma io posso parlare? Cercare il coraggio. E se mi fa male? Dico stop? Sì, okay. È proprio... Aspetta, metto il foglio davanti così, non cazzo. Se proprio senti che è insopportabile, ma non credo, cioè, no. Stai esagerando, penso. Cioè, nella tua testa te la stai immaginando molto peggio. Allo?